Buonasera, appuntamento con a Tutto Sport, di nuovo ospiti in studio. Questa volta parliamo di una realtà locale molto importante, oltre 25 anni di attività, con grandi campioni che hanno vinto questo palio dell'ottava medievale di Orte. E ho il piacere, perché 2 anni fa era ospite con noi proprio in questi studi e lui vinse per la prima volta il palio, e questa volta ha vinto per la seconda volta appunto questo ambito trofeo. È con noi Matteo Lalli. Buonasera, Ciao Matteo grazie, e buonasera. benvenuto. Una grande vittoria, insomma, stai mettendo in fila dal 2012 al 2014, insomma, successi consecutivi. Questa volta com'è andata a differenza del palio del 2012? Ricordiamo che Matteo è della contrada Sant'Angelo. Beh, bella emozione come sempre. Certo, magari la seconda è un po'. È già un po' più vissuta, diciamo, non è mai come la prima, perché la prima è sempre inaspettata, è L'hai un po' vissuta con più differente. calma, però, Sì, questa con più seconda calma, vittoria, con più esperienza. molto più divertente, perché è stata molto, oltre che combattuta, perché sono arrivati fino alla fine quasi tutti, insomma, quindi è stato anche bello per quello, insomma. Chi è stato però l'avversario che ti ha dato, insomma, più filo da torcere? Di quale contrada? Allora, quello che mi ha. Cioè, quello è il più bravo di tutti per me, anche più di me, per me è stato Paolo Rondelli. Contrada? Contrada Porcini. È Porcini. Quindi stato bravissimo. ti ha dato un po' da fare. Beh, sì. Ecco, io qui con me mi allungo, scuso, mi scuso con i telespettatori, prendo l'arco, questo è l'arco, ecco, lo facciamo vedere anche, no? 2 anni fa, Sì, ti è lo ricordi? stesso, sì. Questo è lo stesso arco, che, ecco, in telecamera si vede ancora meglio, è l'arco, insomma, di Matteo con cui ha lanciato la freccia, poi che ha infilato il cosiddetto centrale di bersaglio, quindi e ha vinto. Qui abbiamo le frecce, lui già ci parlò 2 anni fa di questa tecnica, insomma, del bilanciamento delle frecce con l'arco. È un arco molto semplice, no? Sì, è un arco nudo, Un arco senza. nudo, quindi alla base c'è che le frecce sono molto bilanciate, molto ben fatte, Sì, no? dipende molto dal peso, dal tipo di freccia che si prende, dalla cocca, dal Sì, penne. cosa è cambiato da 2 anni fa? Perché una volta, 2 anni fa, portassi una freccia con una dedica, se non erro. Quest'anno non c'è dedica. Come sta la No, ragazza? quest'anno. No, ragazza, è un capitolo ormai chiuso. Ma per caso lei faceva parte del bersaglio, la tua No, ragazza? Ti sei scatenata? No, un capitolo assolutamente chiuso, nel senso, beh, possiamo anche parlare di gossip, no? Facciamoci un po' i fatti degli altri in no. No, questo due programma anni sportivo, fa era anche nata. perché Orte è curiosa. Sì, no, era nata questa cosa. Volevo condividere un po' con tutti la gioia più che altro di riuscire a vincere il palio almeno una volta. Però E 2 anni fa lo dedicasti sì, 2 anni esplicitamente. fa diciamo che è stata una vittoria un po' di tutti, diciamo. È stata molto sentita nella mia contrada perché ci speravamo, erano ecco 10 anni che non vincevamo, Sentita, voluta sì, era e più diciamo anche desiderata, insomma, come desiderata. vittoria. Questa vittoria invece del 2014, a chi Questa, l'hai dedicata o a chi la dedichi? Hai allora, qualcosa che bolle in pentola? Facci sì, sentire un attimo. dedicata in particolare a due persone speciali, uno è mio padre, Che salutiamo e abbracciamo da questi perché studi, il signor gli avevo Lalli. Un promesso saluto. che insomma avrei cercato di vincere quest'anno, quindi. Quindi ha mantenuto la promessa. Sì, E l'altra persona? Beh, l'altra è mio nonno che non c'è più, ti fa onore, veramente. Sono andato un po' più in profondità, devo dire, però sono riuscito a tirare fuori 2 cose belle. Una vittoria per il papà, che salutiamo nuovamente. Come si chiama papà? Alberto. Signor Alberto ha un campione in casa e complimenti, un abbraccio a lei e a tutta la sua famiglia e un saluto al nonno che non c'è più. Questo è bello da parte tua. Noi tra poco avremo, penso, un ospite in linea che riguarda un po' l'attività dell'arco nudo, no? Te ne ho parlato Sì. prima,
dovremmo avere un campione italiano di società della Fitarco che è piemontese, è un campione anche se non era un vice campione europeo, quindi parliamo di un arco nudo però da competizione, molto sì, lontano dall'arco che diventa anche più difficile tirare con l'arco nudo, sì, come quello di Matteo. Diverso, sì, molto diverso, perché, ecco, bilanciamento, tutto. Sì, più che altro sono archi preparati apposta per competizioni, quindi... Senti, non so se abbiamo in linea l'ospite, ecco, proprio per parlare con lui di questa realtà sportiva che sta ottenendo grandissimi successi anche nell'ambito giovanile, no? C'è un movimento enorme, forse perché l'arco così è il sogno di tutti i bambini, no? Nel senso indiani, cowboy, loro insomma penso che sia anche questo, no? Beh, Matteo? Dal punto di vista insomma del paglio di Orte è una cosa molto bella per un ragazzo partecipare al paglio di certo, Orte, quindi del paese. Allora, abbiamo in linea, come avevo promesso, un campione, e abbiamo Ferruccio Berti che saluto. Buonasera Ferruccio. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie di essere intervenuto nel nostro programma. A fianco a me ho il vincitore del palio, vale a dire l'ottava medievale di Orte, arco nudo artigianale, però io so che lei, insomma, è riportato dappertutto, è un grande campione di arco nudo, ma parliamo di Fitarco, no? Di una società sportiva che lei appunto fa parte, oltre a essere consigliere, rappresentante e allenatore della Fitarco CONI Piemonte, vero? Sì, proprio così, anche se il mio arco nudo è molto più tecnologico, diciamo, più avveniristico che non gli archi tradizionali che presumo si usino nelle rievocazioni medievali, eccetera eccetera. Ecco, comunque l'importante è raggiungere, poi fare centro e raggiungere lo scopo. Eh sì, naturale, però diciamo l'arco tradizionale normalmente è in legno, sì, e ricalca un po' quello che è stato nel passato. Il mio è in alluminio pressofuso. L'arco è identico, è sempre un arco con esattamente con le stesse fattezze, però diciamo i materiali sono diversi, anche io certo, il mio tirare con l'arco è più diciamo accademico, è più mirare per fare centro che sì, non. Ecco, Ferruccio, lei insomma a maggio ha vinto per il secondo anno consecutivo i campionati italiani di società seniores, poi è stato campione europeo seniores 2008. Io no, certamente l'elenco è lunghissimo, non li cito tutti i titoli che ha vinto, ma lei è una persona molto molto all'interno di questo settore sportivo, mi hanno detto, passione e volontà, devo dire, sempre di migliorarsi. Questo sì, come in tutti gli sport, oltre alla passione, per eccellere ci va anche il sacrificio e la caparbietà di mettersi in gioco continuamente, se no non si ottiene niente, di sicuro non nello sport. Certo. Ha pubblicato anche, insomma, diciamo delle note, un vademecum sul tiro con l'arco, mi risulta, no? Che è pubblicato su internet. Sì. Ecco, com'è nata questa idea? Ma un po' così, io mi diletto anche a istruire i neofiti, sono allenatore federale, però mi piace molto di più intraprendere questa strada con i ragazzini, con chi inizia. E ho pensato bene di mettere giù tutte le note che io normalmente davo ai miei ragazzi e di metterle insieme e di renderle pubbliche, insomma. Niente libri, niente di editoria, ma renderle pubbliche per tutti. Quindi seguendo la traccia, se andate su internet e cliccate e scrivete Ferruccio Berti, esce questo vademecum molto interessante
lo sto facendo presente anche al nostro campione qui di Orte, Ferruccio, certo. La tecnica, c'è devo dire, una prefazione che mi ha affascinato, infatti l'ho riportata sui miei appunti. C'è una prefazione quando aprite questa pagina e dice: non darti mai per vinto, c'è sempre un buon motivo per cui lottare sino alla fine della gara. Non dimenticare comunque mai di tirare con l'arco e di mirare al giallo per il piacere di vedere la freccia che vi si conficca. Tira sempre con gioia ed animo sereno. Il tiro con l'arco non è un gioco, ma un'analisi continua della propria capacità di controllare il corpo e la mente. Lo scoprirti debole e disattento non deve farti cadere in frustrazioni, ma semplicemente farti capire che devi esercitarti meglio e di più per migliorarti. Questa è bellissima, devo dire, come prefazione. Chi l'ha scritta? Però le parole non sono mie, ma del mio maestro. Ecco. Il maestro Sante Spigarelli, che è un grandissimo del passato, che tra parentesi è di Roma, ed è forse il più grande di tutti i tempi in Italia. Bellissime, devo dire, parole, è un sunto di quello che deve fare un arciere. Complimenti, perché è molto bello, devo dire, come espressione. L'ultima domanda che vorrei porle è quella: a che punto siamo come nazionale italiana, se vogliamo? Ecco, c'è un fermento col tiro con l'arco nudo? Sì, no, è salito moltissimo in Italia. Diciamo che io ho 25 anni che faccio questo sport. Diciamo che 10 anni fa ce n'era pochissimo, era un'elite, una nicchia, l'arco nudo. Invece negli ultimi 10 anni si sono decuplicati, è un movimento che sta prendendo veramente, veramente tantissimo. Non solo gli amici della rievocazione medievale, gli amici dei pali, ma anche gli amici e cugini che tirano sulle sacche come degli animali, che fanno simulazione venatoria. Insomma, il movimento è in grande fermento, non solo quello del tiro accademico ai bersagli a cerchi, certo, colorati, che normalmente vediamo. Io la devo ringraziare, ecco, Ferruccio, per questo suo intervento. Non so se Matteo, neocampione ortano, vuole porle una domanda. Non so, Matteo, hai qualche curiosità al maestro? No, io sono un po' incompetente ancora su questo sport. Diciamo che ho iniziato da poco. Da poco, però è due volte che l'ha vinto. Lo ha vinto due volte, 2 anni fa e quest'anno. Poi a noi, come dicemmo 2 anni fa al campione olimpico Galiazzo, che si è sposato, mi sembra, recentemente, è convolato a nozze, lo abbiamo invitato, poi non abbiamo avuto più modo di poterlo. Nespoli, mi sembra. Nespoli era, bravo, scusami, era Nespoli. Galiazzo l'abbiamo avuto l'anno scorso. Però ecco, formuliamo l'invito a lei. Ferruccio, l'anno prossimo perché una passeggiata a Orte? Così no, diamo anche. Ora mi viene in mente che nel 2015, dal 1 settembre al 7 settembre a Terni, che penso che sia a pochi chilometri da Orte, è vicino, sono 25 chilometri. Perfetto, ci saranno i campionati del mondo di tiro con l'arco. Esatto. Dal 1 settembre al 7 settembre, quindi se allora, ho la fortuna di qualificarmi. Perché no? Allora ci terremo in contatto. Allora, grazie di tutto, Ferruccio Berti con noi, buona serata e buon lavoro, grazie. Okay, grazie. Buonasera. Beh, insomma, non è male, via. Abbiamo così, chissà. Lui è un campione, d'altronde è stato campione europeo, campione d'Italia, di società, ma lui insegna proprio in Piemonte ai giovani questa disciplina sportiva. Matteo, è la 10ª volta che, insomma, la contrada, no? Siete in testa, devo dire, come successi per quanto concerne l'ottava medievale. Sant'Angelo 10 volte ha vinto questo trofeo. Ricordiamo, poi c'è San Biagio a 9, a una lunghezza. Diciamo un anno per uno. San Biagio è una contrada importante, mi hanno detto, una contrada, insomma, sempre in fermento. C'è un po' di antagonismo, no? Negli ultimi anni, diciamo che si sono avvicinati molto a noi, perché hanno vinto anche loro parecchio. Spesso, insomma, negli ultimi anni.
Quindi c'è una gara tra Sant'Angelo e San Biagio per la cosiddetta aureola di miglior contrada. Anche la contrada Porcini mi sembra è... Porcini è messa bene. Beh, però diciamo si trova penso a 5 vittorie se non erro, perché io c'è per esempio San Giovenale 3, San Sebastiano 5, una San Gregorio addirittura. E la Cenerentola di questa. Invece, per quanto concerne i singoli, i campioni, Matteo con questa vittoria si porta a 2 successi, ma il re della ottava medievale. Io mi sono documentato, mica sono venuto qui per raccontare. No? Sì, sì, è giusto. È giusto, no? Sì, ho cercato di non sbagliare. La palma del miglior arciere dell'ottava medievale spetta al signor Madre Perli Sergio, che l'ha vinta per 4 volte. E poi troviamo l'amico, lo salutiamo, Gentili, 3 vittorie. Dovrebbe esserci anche Alfredo Bonifazi. Sto arrivando, le ho segnate tutte. Le ho segnate tutte. Però vabbè, sì, Bonifazi lo troviamo appunto tra i migliori con 3 vittorie. Lui e Sergio vittorie. Madre Perli, esatto. La Sant'Angelo. Sant'Angelo, esatto. 82, parte. 83, 85 e 91. Sì. Mentre Bonifazi l'ha vinta nell'83, 85 e 88. E nell'anno con San Gregorio. Esatto. E poi c'è Massimo Zavaglia che l'ha vinta 3 volte nel 99, 2004, 2005. Io però mi rifaccio al primo vincitore dell'ottava medievale. Chi è? Non mi ricordo. Allora te lo dico io chi è, anzi lo dico anche a voi. È un collega giornalista. Sì. Si chiama Ettore Cianchi. Ah, sì, sì, lo conosco. E lavora in Rai. Io l'ho cercato tutto il pomeriggio, oggi niente. Non sono riuscito a rintracciarlo perché avrei avuto il piacere di averlo al telefono, perché il primo vincitore è lui nel 1975, San Sebastiano con Ettore Cianchi. Questo è il primo vincitore, 75, 2014. È lo zio di Luca Gentili. Tutto in famiglia. Tutto in famiglia. Ci sarà senz'altro modo insomma di ritornare su questi argomenti molto belli, devo dire, perché fanno parte un po' della storia, fanno parte della storia di Orte, no? Quindi non c'è cosa migliore di parlare di sport locale e però con persone del luogo. Prima di chiudere, perché diciamo abbiamo conosciuto Matteo 2 anni fa, ecco, però ti sei impegnato adesso seriamente, ti sei impegnato comunque per vincere questa gara e ti sei allenato, no? Sì, sì, mi sono allenato. Ecco, quanto tempo prima hai iniziato questa? Beh, di solito il palio io personalmente incomincio a prepararlo dai 2 mesi e mezzo prima, diciamo, insomma, prima con una serie di allenamenti. All'inizio magari faccio più una preparazione fisica, abituarmi al gesto tecnico, alla concentrazione, tutto poi pian piano, insomma, si va a migliorare. A migliorare. E quando io parlavo prima, appunto, ho sottolineato la prefazione di quella bellissima pagina, è bella, sì, sì. Consiglio veramente di andarla a leggere. Qui parla veramente di allenamento corpo e mente. Sì, è vero. La mente soprattutto è, diciamo, penso l'80-90% della riuscita, del risultato. Sì. Io quest'anno il mio compagno di squadra, diciamo, Stefano Madreperli, all'anello da 20 centimetri si è qualificato all'ultima freccia perché non riusciva bene a concentrarci. A concentrarsi. Anche perché c'è anche, insomma, il pubblico che sì, può... Non si chiede il silenzio in piazza quando uno... Sì, si chiede, però è molto difficile ottenere un silenzio assoluto perché c'è molta gente, insomma, a guardare, quindi il minimo bisbiglio, insomma, si sente... Può dare fastidio. Sì, e anche il vento, fastidio. Penso, no? Bisogna anche calcolare... Beh, vento no, perché relativamente. Diciamo, non ce n'è molto perché la piazza è abbastanza chiusa, quindi non... Allora, caro Matteo, noi come sempre nel nostro programma poi diamo lettura delle novità degli altri sport locali, quindi
permettimi di velocemente di elencare che cosa? La decima giornata del campionato di calcio a 5, dove sempre più su la Cascina Orte con un'altra vittoria fuori casa ed una Cascina Orte che punta alla promozione diretta. L'anno scorso, ricordiamo, ai playoff non è riuscita al salto di categoria. Invece, quest'anno penso che ci siano i buoni presupposti affinché vinca il campionato direttamente e quindi ci sia un salto di categoria importante. Si è giocata la decima giornata e questi i risultati. Prego la regia di mandare in sovraimpressione la schermata. L'Ital Service Peso Rofano ha battuto l'Aosta 6-3, la vittoria della Cascina Orte 3-0 contro l'Arzignano fuori casa, il Cagliari ha battuto il Milano Calcio a 5, 9-4, ATED 2 Forlì batte Libertas Astense 4-3, Lecco batte Gruppo Fassina 7-2 e a Montesilvano la Carmagnola ha battuto Montesilvano 3-2, riposava la Came d'Ossonna. La classifica vede in testa la Cascina Orte 26, l'Ital Service Peso Rofano e Cagliari Futsal 21, Came d'Ossonna 19, Montesilvano 17 e via via tutti gli altri. Il prossimo turno si giocherà il 6 dicembre. Ecco il calendario con l'Ital Service Arzignano, Carmagnola, Cagliari, Milano, Lecco, Gruppo Fassina, Aosta, Libertas, Astense, Montesilvano e la Cascina Orte. Questo è il match clou. Arriverà il Came d'Osson, riposerà l'ATED Forlì. Passiamo dal calcio a 5 invece al campionato Volley Serie B2, girone E, settima giornata. Ancora una vittoria per l'Interporto Orte contro la 2M di Il Pac Foligno. Ecco i risultati. Ciuci Offida Volley Ascoli Piceno è stata sconfitta in casa dalla Orte Volley Orte 3, scusate, è stata sconfitta dalla Montorio Volley Teramo 3-2. La vittoria della Volley Orte contro la S2M di Il Pac Foligno per 3-0. Paoloni ha battuto la Top Risparmio Latina per 3-0, riposava l'Amedea Montalbano Macerata, la Monini ha battuto la Community SAP Roma per 3-0, Aeronautica Militare ha battuto la Gherardi Cartoedit Perugia 3-1 ed infine la LED Link Perugia ha battuto la Tuscia Team Viterbo 3-0. La classifica ancora in testa rimane la Monini Spoleto, seguita dalla Montorio Volley Teramo e della Paoloni a Pignano Macerata a 15. Troviamo la Volley Orte in sesta posizione a 10 punti. L'ottava giornata, la Volley Orte, questa è la schermata della prossima giornata, giocherà fuori casa con la Ciuciu Offida Volley Ascoli Piceno. Si giocherà alle ore 18 del 7 dicembre. E dal volley passiamo invece a quello che riguarda il calcio a 11 con la nuova Ortana che è stata sconfitta dalla Virtus Pilastro 1-0. Questi risultati del 30 novembre, Virtus Pilastro Nuova Ortana 1-0. A Onano Arlenese batte Onano 2-1, Montefiascone è stata sconfitta in casa dalla Nuova Pescia Romana 3-1, Tarquinia 2007 Real Vitorchiano 0-0, Bomarzo batte Grotte Santo Stefano 5-0, Bolsena batte Real Canapino 1-0, Maremmana e Querciaiola 1-1 ed infine la vittoria dell'Acqua Pendente in casa dello Sporting Bagnoregio. La classifica in testa Virtus Pilastro 19, Virtus Acqua Pendente 18, via via tutte le altre. Troviamo poi la Nuova Ortana a 12 punti a metà classifica, una posizione abbastanza tranquilla per la squadra di Orte. Ma attenzione perché il prossimo turno prevede
prevede lo scontro al vertice proprio tra Virtus Pilastro e Virtus Acqua Pendente. Quindi questo è il prossimo turno, cioè la decima giornata, si giocherà il 7 dicembre. Questa è la schermata dove la squadra, appunto, ortana giocherà in casa contro Lonano, alla portata, insomma, della squadra biancorossa. E prima di chiudere, la notizia è importante perché si è svolto venerdì 28 novembre al Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo, il raduno di arbitri e osservatori arbitrali dei comitati interregionali di Lazio e Umbria, appuntamento dedicato ai direttori di gara e ai loro osservatori impegnati in gare di eccellenza, promozione Serie A femminile e juniores nazionali designati in altre regioni del territorio nazionale con la partecipazione di arbitri viterbesi. L'incontro è andato molto bene, il convegno, c'è massima attenzione proprio sul settore arbitrale perché nelle categorie inferiori, caro Matteo, succede un po' di tutto. Una settimana fa, in una gara juniores a Terni, è stato denunciato addirittura un giovane calciatore per frasi offensive nei confronti di un avversario di colore. E quindi si parla di razzismo anche nei settori giovanili, quindi massima attenzione. Questo è un appello che faccio agli allenatori che seguono il programma, ai tecnici, ai dirigenti, ai presidenti. Bisognerebbe, insomma, far capire a questi ragazzi, insomma, di non copiare queste brutture di giocatori professionisti che offendono, insomma, ragazzi che giocano a calcio. Non ha senso assolutamente. Penso che anche nell'ottava medievale, se dovesse capitare un arciere di colore, No. Venga ben accolto, sì, no? sì, sicuramente. Ecco. non è che lo infilzare. No. Allora, Matteo, io devo ringraziare. È stata una bella chiacchierata perché mi hai concesso parte del tuo tempo. So che tu lavori, il tuo lavoro, ti dedichi anima e corpo a questa disciplina sportiva. Ti faccio ancora tanti complimenti. Grazie mille. E porta i nostri saluti alla tua contrada. Ok, sarà fatto. E noi ringraziamo Matteo Lalli. Grazie a voi. Non lo so, l'anno prossimo, Gentili o Lalli, vediamo, insomma, come va a finire. Perché non si può arrivare a venire insieme, se no. Potremmo farlo. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata di A Tutto Sport da Rosario Murro e Matteo Lalli, campione dell'ottava medievale. La più cordiale buona serata.